Gianni Colacione, ultima giornata del 12° congresso dei radicali italiani qui a Chianciano, siamo in compagnia di Giulia Simi, sicuramente membro di comitato, se non sbaglio. Di direzione. Di direzione. Già presidente del comitato, mi ricordo. E Giulia Simi, ovviamente militante storica di Siena. Allora, con lei vorrei fare, visto che ormai siamo insomma ai momenti del. Dei giusti per fare un piccolo consuntivo di questo congresso che è stato molto, alcuni dicono un po' troppo introvertito, nel senso si è parlato poco dell'Italia, poco delle esigenze, ma molto di questa associazione radicali italiani, dei suoi problemi, e anche qualcuno ha parlato appunto della galassia e così via, e poco un po' dell'Italia, delle esigenze, di come, dell'analisi un pochino della situazione italiana. Ecco, tu che cosa ne pensi? Allora, per quanto riguarda, è vero, è stato un congresso un po', diciamo questa volta più centrato sulla questione del movimento di radicali italiani e di conseguenza accanto al movimento di radicali italiani, se vogliamo, di tutta la galassia radicale, quindi del Partito Radicale e degli altri, diciamo, movimenti costituenti del Partito Radicale. Allora, io credo che per quanto riguarda le questioni generali, no? Cioè dell'Italia, dell'Europa, se vogliamo le questioni mondiali, i temi siano più o meno le stesse, declinati più o meno nello stesso modo, compreso anche il tema dell'economia, e al centro di tutto questo c'è la grande questione di pannella dell'amnistia e dell'indulto, no? e di conseguenza della riforma della giustizia. Non è secondo me una mancanza di idee, eccetera. Il problema è se non si risolvono, in poche parole, le questioni un po' interne, e non si cerca effettivamente di capire come questo movimento di radicali italiani, ma non solo, ma anche del partito, possa crescere, noi possiamo avere anche le idee più belle e più giuste del mondo, ma poi abbiamo dei problemi. Tu sostieni che senza strumenti anche le idee non riescono a essere realizzate? Esatto, senza strumenti non riescono a essere realizzati, quindi c'era questo problema. Chiaramente ci sono stati dei dissidi, dei modi diversi di vedere quest'anno, io l'ho già detto anche nel comitato, non sono intervenuta al congresso, ma al comitato l'avevo già detto, io credo che sicuramente da parte di radicali italiani ci sono stati degli errori, forse non ci sono state iniziative forti, eccetera, eccetera, ma questa non è una responsabilità solo, se vogliamo, di Mario Staderini e di Michele De Roscia, tenderei a dire di tutta la direzione, compresa la sottoscritta, di cui tra le altre cose alcune critiche vengono da persone che hanno fatto parte di questa direzione. Nel contempo, cioè, non è facile con risorse zero, senza aiuti eccetera eccetera, a riuscire nel contempo a gestire il referendum, a poter poi fare delle iniziative forti. Calcoliamo anche una cosa, che noi, le nostre campagne referendarie sono state sempre campagne lunghe, cioè, anche quella famosa con Luca Coscioni sulla fecondazione assistita, ci furono 2 o 3 mesi, si raccolsero le firme, non ci si fece, si furono buttate, da lì poi partì di nuovo la campagna referendaria, cioè a volte anche le iniziative forti nei confronti soprattutto del Partito Democratico, perché io ho sottolineato una cosa, il Partito Democratico, penso io, poi può darsi che non ha mai proposto un referendum, tutt'al più ha appoggiato qualche referendum, ma non ha mai proposto un'iniziativa popolare, perché il Partito Democratico non ha nel suo DNA il concetto di dare ai cittadini italiani la possibilità di esprimersi tramite referendum. Il Partito Democratico non ha mai capito che i referendum sono un aiuto per la classe politica, perché se io parlo di immigrazione, uno dei referendum a cui tenevo tantissimo, compreso quello sull'ergastolo, sono dei referendum a cui tenevo tantissimo, se io parlo di immigrazione, i referendum in Italia sono referendum abrogativi, quindi sono, diciamo,
delle tagliole, ok? Però, e quindi non è sempre detto che il referendum, cioè è chiaro che l'immigrazione, cioè non è che poi con una proposta a tagliola riuscire a... Ma quello poi sull'immigrazione era su una particolare, esatto, norma interna che riguardava il lavoro e così via. Esatto, e poi dopodiché era la possibilità di arrivare a un dibattito sull'immigrazione non più basato sulla paura, ma a un dibattito, cioè per dare, cioè di dignità, di rispetto dei diritti, che non significa essere buonisti, eh? Non significa essere buonisti, perché essere buonisti poi non rispetti nessun diritto, perché se cominci a far venire tutti e non te lo puoi permettere non rispetti nessun diritto. È questo che voglio dire, cioè l'immigrazione era la possibilità finalmente di dire discutiamo di questi argomenti in modo laico. E accanto a questo io mi sono scandalizzata, e come direbbe qualcuno, vergogna, vergogna del Partito della Repubblica con quell'appello che è stato fatto. L'ho trovato vergognoso per tanti motivi. Primo, perché c'era il referendum radicale, ma chiaramente il referendum radicale la Repubblica non le deve appoggiare. Secondo motivo, non mi puoi parlare di Lampedusa e a questo punto collegarlo col reato di clandestinità. È vergognoso, è una disonestà intellettuale, perché sono due cose ben diverse. Il reato di clandestinità è una cosa, il fatto che la gente viene con le navi non è per via, cioè che sono cascati, la tragedia è nata dal reato di clandestinità in Italia, cioè è una cosa vergognosa. Sì, poi vabbè, Repubblica spesso fa dei revisionismi sulle sue posizioni. Io adesso, tu sei toscana, Repubblica era fino a un po' di mesi fa, forse qualche anno fa, poco estimatrice, per usare un eufemismo, di Renzi a favore di Bersani, e adesso c'è stato un ribaltamento nella Repubblica, insomma è un po' abbastanza fluide le posizioni. Non parliamo del personaggio Renzi, e se vogliamo, non, cioè tra le altre cose, io il sindaco di Siena Valentini, di cui ho fatto anche tra le altre cose un ricorso sulla sua ineleggibilità come sindaco di Siena, tra le altre cose anche lui si dichiara renziano. È veramente, cioè, anche il Partito Democratico a Siena, per quanto riguarda il referendum, io ho raccattato 580 firme a Siena quasi da sola su ciascun quesito, ma il Partito Democratico è il silenzio assoluto. Giulia, poi ci volevi raccontare una storia personale? Esatto, volevo raccontare una storia personale che tra le altre cose ora quando ritorno a Siena vorrei anche scriverci qualcosa, no? Io ho un caro amico, Francesco Lomeri, che è di Chianciano, è un artigiano, ieri ho tra le altre cose anche incontrato la moglie, ha 59 anni e in questi mesi, se non ci fosse stato lui ad aiutarmi a fare i tavoli, io veramente ero completamente da sola. Lui mi ha aiutato a... perché quando uno fa i tavoli ci sono tante cose, compreso il trasporto del tavolo, la sedia, non è una cosa banale, e io ci ho sempre potuto contare. Lui è stato trovato, ora non mi ricordo di più preciso, una decina di giorni fa, con un pacchetto di marijuana, 500 grammi, era in motorino, è stato bloccato, era un pacchetto compresso, e si è spaventato nel momento che pensava che non lo vedessero, l'ha gettato, loro l'hanno scoperto e l'hanno portato immediatamente al carcere di Santo Spirito. La moglie mi ha telefonato perché gli avevano dato un avvocato d'ufficio, ma non riusciva a parlarci. Io ho trovato un avvocato a Siena che lo sta seguendo, tra le altre cose anche hanno problemi di soldi, il candidato sindaco Eugenio Neri mi ha aiutato, mi ha detto guarda Giulia, se c'è qualunque problema fammelo sapere. Allora la questione qual è? La questione è, questa è una, allora, lui è una persona, cioè vive con la moglie ma dorme a casa dalla madre e dalla zia, perché la madre e la zia, la madre ha avuto un ictus, ha dei problemi alla notte, eccetera eccetera. Allora, lui è ora senza lavoro perché è un artigiano, e infatti io quando veniva con i contributi del tavolo gli pagavo anche la benzina. E qual è la questione?
Cioè ci sono due questioni da qui, va bene, uno sull'antiproibizionismo ovviamente, cioè questa legge assurda eccetera eccetera eccetera, se poi vuoi fare domande e commenti le puoi fare te. La cosa che io ho trovato anche veramente orribile, disgustosa, è che hanno messo a Santo Spirito una persona che ancora non è stata giudicata, che tutti sanno che non è pericolosa, perché specialmente l'hanno trovato per questi 500 grammi. Tra le altre cose, il pubblico ministero trova delle aggravanti perché lui ha 59 anni e non è un giovane, quindi viene considerato un incallito. E poi perché lui ha detto che ha usato i soldi della mamma e della zia della pensione. In realtà le cose non stanno così, in realtà erano un gruppo di amici che avevano, almeno così so dalla moglie, un gruppo di amici che avevano avuto questa occasione di questa possibilità e la utilizzavano per tutto l'inverno. Però lui non ha nessuna intenzione di fare i nomi di questi amici e allora lui a questo punto l'altra aggravante è che ha usato i soldi delle pensioni a mamma. E io mi domando, su due supposizioni, sono supposizioni, non sono prove eccetera eccetera, il fatto che ha 59 anni, il fatto che ha dichiarato questo, io tengo a Santo Spirito una persona. Santo Spirito sarebbe il carcere? Sì, il carcere di Santo Spirito di Siena, una persona di 59 anni, con una moglie, due figli, la mamma e la zia, dove sappiamo benissimo che lui abita qui a Chianciano e quindi è facilmente controllabile, eccetera. Io lo trovo un'ingiustizia gravissima e sarà un altro problema. Il poveraccio lo finiamo in galera. Tra le altre cose, se non fosse stato per questo avvocato, questa moglie non riusciva a sapere che cosa doveva, è stata lei, è stato lui a portarlo lì dal pubblico ministero per avere il permesso di visitarlo e quindi di portargli 2 o 3 giorni dopo il dentifricio e l'asciugamano. Ma Santo Spirito, io ci sono stata con Rita Bernardini, cioè le celle col bagno alla turca, io me lo ricordo, l'ho aperto, ci siamo entrati e a un certo punto io sono dovuta uscire avendo un po' forte lo stomaco delicato perché mi veniva la nausea. Nella doccia, come dice mio figlio, io nemmeno con lo scafandro farei la doccia lì. Quindi il poveraccio bisogna metterlo in galera? Qual è il pericolo di Francesco Lomeri? Al pubblico ministero non gli posso c'è dubbio che questo sì. Usa marijuana e può darsi che sia un gruppo d'amici che a turno, come sanno tutti, se la comprano, c'è l'occasione eccetera eccetera, se la comprano e poi se la dividono tra di loro. Poi stiamo a Chianciano, nemmeno siamo a Milano. Sì, si sommano una serie di tematiche e istanze tutte radicali, quali intanto l'antiproibizionismo che alimenta ovviamente alimenta il ricorso alla clandestinità nell'utilizzo di sostanze poi naturali e che quindi ovviamente se 10 persone vogliono utilizzare questa sostanza devono necessariamente accedere al mercato clandestino, è chiaro che poi invece di fare 10 rischi c'è uno che rischia per tutti e capita, o fa la colletta, si fa, e poi c'è il discorso della carcerizzazione che si somma veramente a questa cosa già di per sé irrazionale e lì diventa veramente abominevole perché è una violazione dei diritti umani, perché la libertà è una violazione, è un diritto umano secondo legge, ma anche un'interpretazione particolare della legge che veramente certe volte si danno per presunte delle cose. Tu parli appunto di questa aggravante per l'utilizzo dei soldi della zia oppure del fatto l'età è veramente una cosa, è veramente assurdo, sì. No, perché poi ascolta, lui sta in una stanza con sono 7-8 che fumano, cioè, ma io lo conosco, guarda, tra le altre cose, ora non lo conosco benissimo, però tutte le volte che ho avuto bisogno lui è arrivato puntuale,
questi mesi da, questo mese d'agosto, io dicevo ci si trova alle 11 a casa mia, lui arrivava ed era puntuale. No, ma poi anche nell'economia, io dico sempre, nell'economia generale, quindi socialmente parlando, che senso c'ha per questo tipo di reati, quindi non pericolosità sociale, che tu metti in carcere qualcuno che sicuramente uscirà peggiore di come è entrato? Perché così è, cioè tu non è neanche a dire, allora lasciamo perdere il discorso rieducativo che è un'utopia, perlomeno uscissero non traumatizzati, regolarmente è per forza a contatto di questi traumi escono peggio, perché stanno a contatto con, perché diventa una scuola di criminalità all'interno delle carceri, perché vivendo in 4, 5, 6, 7, 8 dentro una cella, umanamente si covano anche rancori, si perdono il lavoro, spesso si rompono legami familiari, famiglie che stanno lontano, insomma sappiamo, quindi per forza le persone vengono devastate. Nell'economia generale, dopo questa persona, tu che cosa hai fatto? Cioè lo Stato è una persona che poi molto incline per forza alla recidiva. Sì, poi tra le altre cose probabilmente lui vuole parteggiare, no? Perché questo così, però c'ha queste due cose, ora l'avvocato tenterà di parlare il più possibile con questo, che sembra che il suo pubblico ministero, tante cose, per tante cose sia anche una brava persona, però è un proibizionista, e poi c'è questo aggravante, sai, il pervenismo, la nonna, la dieta, tante cose, lui in realtà è sempre stata una persona che ha curato queste due persone anziane. E quindi lui cercherà di patteggiare e purtroppo sembra che probabilmente Natale non lo passerà fuori dal carcere. Cioè ci rendiamo conto che a una persona di 59 anni noi togliamo 3 mesi della sua vita, e io l'ho sempre detto che non è questo discorso generazionale dei giovani, io sono, lo trovo veramente quasi, scusate la parola, ora non mi viene, quasi razzista, perché secondo me non è una questione di età, cioè l'età non ha importanza. Voglio dire, una persona di 59 anni può avere problemi anche più grossi e più gravi di una persona giovane, proprio perché ha anche più consapevolezza delle cose. Una persona giovane a volte ha più possibilità, ha più una mente più libera. Non dimentichiamoci questo, cioè questo di voler, non so se riesci a capire quello che sto dicendo. No, peraltro è un refrain anche che un po' abbiamo sentito in questo congresso, il discorso generazionale, c'è una giovani che anagraficamente sono non giovani, una riscoperta rispetto ad un presunto attacco all'età avanzata, quindi una riscoperta di una gioventù invece dei più vecchi, insomma tutta una lettura un po'. È tutta una lettura, perché questa è una persona di 59 anni e ha difficoltà di lavoro, perché è un aggravante che lui sia un disoccupato, ma al giorno d'oggi un artigiano ha molte probabilità di essere disoccupato. Giulia, ti ringraziamo, ti lasciamo al congresso, grazie ancora. Grazie a voi. A presto.